Conferenza stampa in Regione Lazio per presentare il bilancio di previsione 2024-2026 e le misure più importanti previste dalla legge di stabilità 2024, che prevedono non più debiti contratti, quelli esistenti vengono individuati e coperti, 100 milioni di euro per la riduzione della pressione fiscale ed il sostegno alle famiglie. L'obiettivo è quello di arrivare per la prima volta ad avere un avanzo primario alla fine del 2024. Quando si affrontano oltre 22 miliardi di euro di debito e davanti alle esigenze, guardando tutti i capitoli di spesa, tutte le aree su cui la Regione è chiamata a intervenire, è ovvio che c'è comunque la necessità di un dialogo anche a volte difficile, serrato, però su questo si è sempre raggiunto un punto di equilibrio che ha consentito, secondo noi, di mediare ovviamente tra le esigenze di sviluppo e crescita della nostra regione e quelle di mettere la parola fine a un indebitamento costante che ha accompagnato questa amministrazione per troppi anni. Questa era la volontà, terminare un indebitamento, come in ogni famiglia, in ogni luogo dove si cerca di esercitare in maniera responsabile la propria capacità finanziaria, c'è il momento in cui bisogna poter ripartire e vedere di chiudere una stagione dei debiti per arrivare, ha fatto bene Giancarlo a dirlo, perché noi vogliamo essere misurabili e tracciabili, ad avere al termine del prossimo esercizio questo avanzo d'amministrazione primaria. Questo è l'obiettivo, e poter cominciare a parlare di riduzione, proprio come segno di serietà. Lo dobbiamo ai nostri cittadini, lo dobbiamo al nostro Paese, perché è ovvio che pur avendo differenze politiche enormi, anche con chi ci ha preceduto, la continuità dell'amministrazione è nei confronti della Regione Lazio, e questo è indubitabile. La Regione Lazio oggi è chiamata a dimostrare serietà e quindi a cominciare a lavorare sui debiti, per cui io sono molto contento di queste norme che comunque impediscono contrazione del debito per il futuro e allo stesso tempo di questo accantonamento di 100 milioni che verrà messo a disposizione per quello che poi sarà la risultante di un dialogo che affronteremo insieme alle parti sociali per individuare al meglio come sostenere le famiglie più fragili, senza però provvedimenti demagogici o generalisti quando uno non se li può permettere, ma con la concretezza di chi vuole comunque andare a creare un sollievo laddove le famiglie soffrono di più. E quindi faremo questo lavoro di ascolto per poter allocare questi 100 milioni e fare in modo che nessuna di queste risorse sia spesa in maniera superflua. Oltre all'accordo sottoscritto con la Presidente Meloni, avevamo già poi impegnato altri 600 milioni non impegnati, quindi con altri 600 che abbiamo rimodulato, quindi un totale di 1,2 miliardi in sanità, sono 2,5 miliardi di risorse che atterrano sul nostro territorio per il rilancio della sanità, per opere infrastrutturali, per tutta una serie di iniziative che sono fondamentali e vitali. Quindi questo non è soltanto un bilancio del rigore, ma è anche un bilancio che vuole accompagnare lo sviluppo. Poi nelle note voi troverete anche tutta una serie di iniziative che sono contenute all'interno del bilancio e che andranno ad impattare, penso l'ha detto, l'ha citato, perché lui lo sa che mi sta a cuore, per questo lo ringrazio, sicuramente Palazzo Rivaldi, e quindi anche un'attenzione forte ai temi culturali e di protezione di quelle che sono le ricchezze del nostro territorio. C'è una necessità di ridare fiato alle imprese, credo che con questa attenzione che noi abbiamo messo anche all'esposizione debitoria, quindi poi man mano a poter uscire da questa situazione di pressione fiscale, credo che anche questo sia un segnale importante di attenzione, uscire dalla pressione debitoria, dalla pressione del debito, per poter poi piano piano ridare fiato anche alle nostre imprese per poter consentire un vero sviluppo industriale, così come la menzione che ha fatto Giancarlo, che quella sarà un altro aspetto, il 2024 sarà l'anno del rilancio del consorzio industriale. Questo per noi è vitale, uno strumento sottoutilizzato, un'intuizione importante, un'intuizione intelligente di avere un consorzio unico, però questo consorzio deve essere al servizio delle imprese, dello sviluppo dei territori, soprattutto i due territori così importanti come Frosinone e Latina, con uno sguardo anche al capire perché e a dialogare con i nostri territori sul perché altre aree, pezzi importanti come Roma, Civitavecchia e Civitacastellana ancora non sono entrati, quindi anche favorire lo sguardo per capire come farlo diventare veramente un consorzio unico che sappia dialogare con il comparto industriale del nostro territorio. Questa
L'altra cosa di cui io sono particolarmente lieto, perché la politica industriale è quella che è mancata, e quindi senza di quella non potremo uscire da quella grande frattura sociale che si è creata all'interno dei nostri territori, di cui c'è bisogno di risposta.